gli amici del mare golf. Allora adesso facciamo uno scherzo a Gianluca. Facciamo finta che un giorno caffè non è andato bene e Gianluca deve pagare una settimana di vacanza a una persona. Adesso prepariamo tutto. Andiamo a vedere. Quest'estate sento un brivido dentro che mi sta spingendo forte verso il divertimento. Sarà il tuo sguardo che m'attira verso... Ciao Gianluca, sono Diego. E volevo dirti che l'altro giorno non mi hai voluto far vincere perché avevo vinto e quindi mi hai rovinato le vacanze, quindi devi pagarmi la settimana delle vacanze. Ho già parlato con la direzione, ho parlato con Roma, con tutti ho parlato, mi hanno detto che devi pagarmi le vacanze. Che voglia di vacanza, ho il cielo nella stanza, che splendida giornata, voglia di pignacolata. Luca, spiegaci questa cosa che è successo. Sì, sì, sì. Dunque, mi hanno chiamato da Roma, così mi hanno chiamato e si è lamentato che l'animatore Gianluca si è tolto. Praticamente perché c'è stato un gioco caffè per quanto riguarda non so, una domanda che è stata fatta. Lui ha dato una risposta, un cliente ne ha dato un'altra e poi alla fine praticamente ha vinto l'altro cliente. E non lui che aveva fatto la risposta, gli aveva detto la risposta giusta. No. Io, ma quanto tempo fa è successo? Oggi. Quando te l'ho detto? A me tu stamattina hai detto il fatto dell'agenzia a Roma. Dunque, io ho avvisato subito lui, perché non sapevano il nome. Penso che è successo ieri mattina o all'antieri mattina. Un gioco per quanto riguarda. Il becchino e onoranze funebri, che non ho capito io nemmeno che gioco è. Cioè, bravo, spiegami, gioco a fare un giochino che facciamo con... Sì, sì, questo lo so. Quindi... La domanda che non ho capito io, che tipo di domanda tu hai fatto? No, e che tipo di risposta ti hanno dato i clienti? Il gioco era indovina il mestiere. Cioè, in pratica dovevamo indovinare, facendo le domande all'animatore, che mestiere faceva. Il mestiere fasullo, diciamo, che si dà sì. Per far finta per farli indovinare. Hanno fatto le domande, ha risposto, e uno, io dirò il gioco a chi mi rispose a fare il becchino, anzi funebre, cioè ora non mi ricordo neanche che cosa è successo. No, perché io sono lamentato dicendo che lui ha fatto, praticamente, ha risposto bene e tu hai segnato il caffè a un'altra persona, quindi ha chiamato e ha messo in difficoltà me come responsabile della struttura, nonché tutto in Minerva, quella che è l'animazione, quindi... Non so io adesso come... Tu ti ricordi questo cliente che è? Cioè, mi hanno chiamato dall'ufficio booking, proprio incazzatissimi, cioè che non... Che adesso il signore vuole rimborsare la vacanza, però non lo so come comportarmi. Magari se tu adesso contatti, cerchi di capisci che questa persona vai, chiedi scusa... Ma sta ancora qua? Eh sì, è successo ieri, è successo. Come siamo, Diego? O Patisara? Ma io ci ho parlato tranquillamente. Cioè, ci ho parlato, cioè, uno delle... Io non sono manco chi è questa persona, nel senso che è un cliente che non è venuto a fare per mandare qui da me. Ha chiamato direttamente l'ufficio booking, si è lamentato e adesso mi ha portato. Cioè, ti dico io... Purtroppo io non so come... Guarda, io con questa persona, se ho capito chi è, cioè, c'è anche un bel rapporto. Cioè, ci parliamo, ci... Ma il motivo, no, sto fatto del becchino... Delle donanze funebri, non l'ho capita. No, senso, perché bravi... Che domande hai fatto? No, allora io faccio domande. Il gioco è: l'animatore Alex fa un mestiere, ok? Sì. Inventato da noi, il becchino. Per vincere il caffè, devi indovinare che lavoro fa facendogli delle domande. E hanno fatto le domande, poi cioè non è che hanno risposto insieme. Io, comunque, per dare il caffè, visto lo devo dare a una persona. Sì. Dico, ragazzi, al mio via, chi alza prima la mano e fa un campanello risponde. Io ho dato il gioco caffè a chi gli ha alzato prima la mano e ha risposto, cioè, ma io non ricordo neanche questo cinema. Ma la domanda, perché lui dice, ha detto al nostro ufficio, che praticamente lui, tu hai fatto la domanda, lui ha risposto in modo perfetto, nel senso che questo signore ha onoranze funebri, se non mi sbaglio, no? Cioè, già non fa un becchino. È proprietario, sono due cose diverse. C'è tipo un becchino, cioè. Ma, c'è io. Ma perché lui lavora per fare un becchino? Non lo so, penso di no. Ma no. Non so. Sì, ma il problema è che adesso lui si è impuntato, vuole rimborsare la vacanza, hanno chiamato via l'ufficio, adesso vuole che noi ci muoviamo in non so in che modo, perché cioè, onestamente rimborsare la vacanza io non so come fare, quindi è un gioco, un gioco, un gioco.
Cioè, io volevo giocare a fare, perché si è incazzata, ha detto io vengo qua per divertirmi, per vincere, e ha perso. Con la risposta giusta. Con la risposta giusta. Ma se io, cioè, se io l'ho fatto perdere, non è perché mi ha dato la risposta giusta, è perché l'altro si è prenotato prima, cioè, gioco. Sì, ma stando a quello che io ho detto, lui ha dato la risposta giusta. Cioè, sì, è venuto dopo, ma la sua risposta è giusta, quindi l'altro è sbagliato. No, secondo me è il caso che voi, come io come Minerva, stasera contatto l'ospite e cerco di capire che cosa è successo. Tu appena puoi cerchi di contattare l'ospite, perché comunque adesso per noi è grave che rimborsare una vacanza che già hanno pagato, perché io non dovrei prendere questi soldi. Cioè, comunque sono... E Luca a casa da chiamare Club Animazione. Stasera lo contatto io, prima... Andiamo come... Mi fa sapere, ok? Senza valore. Cioè, con il gioco caffè? Senza valore. Si può più giocare. Da quattro anni animazione, la prima volta che mi ricordo, l'altra invece. Per un becchino. No, ma sono accesi, cioè, sì, per, sì, ma per un becchino, il signore può rimborsare tutta la vacanza, questa è una cosa che non... Ma c'è stata qualche altra cosa che io non so. No, no, io con questo signore ho anche un bel rapporto, cioè, se è lui. Stanza 110. Ma per caso l'hai preso in giro qualche volta? Ma Napoli, una di squadro calcio? Ma con lui ci parlo. Oggi è venuto sotto la mano che stava in console, abbiamo parlato. Cioè, sai Diego, il padre, il marito della signora bionda? Sì. Mi ha scritto tanto, piace. No, no, cioè, c'ho un bel rapporto. Perché hai guardato il Cesetano? No, ma si è arrabbiatissimo. Perché la Roma erano abbastanza infastiditi della cosa. Grazie, sono... Comunque, vedi un po', più tardi, ci vediamo dopo. Luca, io vengo dopo, io chiamo l'agenzia, vedo un attimo come... Va bene, a posto. Scusate. Bella sotto il raggio di una stella.